il sottosegretario, voglio dire, è venuto il secondo uomo più potente del mondo, ma forse è già il primo uomo più potente del mondo, è il presidente cinese. Ci sono due elementi che noi sottolineiamo e che dobbiamo tenere a mente. Il primo è che cosa succederà nei rapporti tra Cina e Stati Uniti, perché se Cina e Stati Uniti fanno, come sembra, un accordo commerciale, il passo successivo potrebbe essere da parte degli americani di accanirsi sugli europei, in particolare sulla Germania, sull'automotive tedesco, quindi mettere le tariffe sull'auto, perché poi serve sempre un bersaglio, un nemico, e questo, come sappiamo, ci penalizza molto, perché noi siamo molto legati alla Germania proprio per questo settore. In particolare. Quindi la prima cosa da vedere è che cosa succede tra USA e Cina, perché poi gli americani se la potrebbero prendere con noi. La seconda questione è la famosa via della seta, che è, secondo noi, un'ottima opportunità. E perché è un'ottima opportunità? Perché la gran parte delle merci che noi scambiamo con i cinesi, dall'Europa alla Cina e viceversa, avviene per mare. Il 60% delle merci che arrivano in Europa arrivano per mare, o che vanno in Cina vanno per mare. Il problema è che di questi flussi noi italiani intercettiamo pochissimo. Nel 2008 noi eravamo al secondo posto, Italia, per flussi intercettati che passavano dal canale di Suez. Oggi siamo al decimo posto, ma è un non senso, perché l'Italia è lì. Quindi dobbiamo potenziare i nostri porti e fare in modo che le merci cinesi o le merci europee che vanno in Cina, invece di partire o arrivare a Rotterdam e ad Amburgo come oggi, arrivino ai porti italiani. Quindi quello è il punto, secondo noi, importante e la grande opportunità. E quindi da questo punto di vista non avete nessuna osservazione. No. Allora qual è la cosa che fa paura? Il rischio è come queste cose vengono fatte. La Belt and Road Initiative, questa via della seta, come avviene? Fondamentalmente la Cina ha le banche di Stato cinesi che fanno prestiti agli stati, poi questi prestiti vengono usati per dare appalti a imprese di costruzioni cinesi per fare le opere. Il modo in cui vengono costruiti i prestiti è molto poco trasparente, perché non vengono coinvolte le grandi banche multilaterali, pensiamo alla Banca Mondiale o la Banca Europea per gli investimenti, ma sono banche di Stato cinesi. Allora, riportiamo due esempi. Un primo esempio è il Pakistan, dove ci sono stati molti investimenti cinesi. Il Pakistan si è trovato a chiedere un aiuto al Fondo Monetario Internazionale perché è strozzato da questi debiti. Quindi è strozzato e diventa un po' l'usuraio è la Cina. Sì, adesso non usiamo parole così forti, se no ci trapiantano in Cina, da qualche parte spariamo. Però è tra mille virgolette, ma è per spiegare il meccanismo. Chi strozza in questo senso? Chi strozza per una condizione E faccio un altro esempio che è legato al porto di Trieste. I cinesi hanno sviluppato e stanno sviluppando un importantissimo porto a Sri Lanka, quindi l'isola sotto l'India. Che cosa è successo lì? È successo che alla fine il paese non è in grado di restituire il debito ai cinesi, i cinesi si sono presi un pezzo del territorio in Sri Lanka e hanno ottenuto una concessione di 99 anni, come era Macao, Hong Kong, no? Vi ricordate queste cose? E in quel territorio stanno costruendo una base militare. Ora, è chiaro che non si farà una base militare cinese in Italia, insomma, però il rischio è come costruiamo questi finanziamenti. Quindi la parte finanziaria dobbiamo stare molto molto attenti. Queste erano le preoccupazioni.